Sono 20 milioni di interventi complessivi per la cura, la tutela, il risparmio e l'ammodernamento delle condotte idriche per salvaguardare il bene primario che è l'acqua. E di questi 20 milioni, oltre 6 sono da PNRR, sono la prima fase di questi interventi che riguardano principalmente il comune e il territorio di San Gimignano, da Badiaconeo a Fosci, da Fosci alle Ferribbie e poi dalle Ferribbie a Pontamattoni, dove a Fosci e a Pontamattoni ci sono i due serbatoi. È un progetto più complessivo che poi avrà benefici anche però nei comuni limitrofi, penso alla stessa Poggibonsi, ma soprattutto a Gambassi Terme, Montaione e anche Certaldo. Quindi un intervento che va nella direzione giusta, perché non possiamo purtroppo a causa dei cambiamenti climatici parlare più di emergenza idrica, ma questo è un fatto strutturale che va affrontato con interventi strutturali. Uno degli interventi più importanti che riguardano la nostra regione è sicuramente il territorio da noi servito, una delle zone più belle della Toscana, una vetrina sul mondo che ormai da tantissimo tempo teniamo sotto attenzione, perché qui la risorsa idrica è generalmente scarsa e avevamo bisogno di portare nuova risorsa, un progetto che nasce da lontano e che fa perno sulla montagnola senese, nuova fornitura idrica, infrastrutture più moderne, nuova disponibilità di acqua, ma anche nei prossimi anni interventi volti a migliorare la qualità dell'acqua, aspetto altrettanto importante perché, diciamo così, è un servizio essenziale che vogliamo rendere al meglio possibile per i nostri cittadini. E stiamo cercando su tutto il territorio regionale di fare tre grandi interventi che possano consentirci di rispondere ai cambiamenti climatici. Da un lato ridurre le perdite, perché i nostri acquedotti non possono più perdere il 40% dell'acqua come ancora avviene in alcune aree, ma devono arrivare a dei livelli, diciamo, europei, se così possiamo dire, di non oltre il 20%. Questo vuol dire un grosso sforzo di ricerca e riparazione delle perdite. Poi la secondo asse è quello di costruire almeno due invasi sulla Toscana che possano mettere in condizione territori che sono storicamente privi di acqua di avere delle riserve, come ce l'ha l'area fiorentina con Bilancino o l'area di Arezzo Siena con Montedolo. E il terzo asse di interventi è proprio quello di realizzare queste grandi adduttrici, come quella che abbiamo visto stamani, che riguarderà la Valdelsa, cioè grandi autostrade dell'acqua che possano consentire il trasferimento da una zona a un'altra, in modo da mettere in collegamento dei territori che oggi sono scollegati tra di loro e possono far conto solo sulle proprie risorse, che però durante l'estate vanno spesso in crisi.